Buongiorno ragazzi, bentornati su Fratellanza Nerazzurra. E che dire, abbiamo visto due partite in una alla fine, perché un primo tempo inqualificabile sia nel gioco che nel risultato, errori in ogni lato del campo, poi si va negli spogliatoi e quel che è successo lo sanno solo i ragazzi, però noi abbiamo visto il risultato, una squadra che è entrata con un altro piglio, una squadra che ha cercato subito di rimettere la barca a pari. Gli 11 del primo tempo che hanno riportato in gioco la squadra, perché sul 3-2 ci hanno riportato gli stessi del primo tempo, e poi quando entrano le prime linee si vede la differenza di classe e di livello, perché Thuram ha fatto lo stesso gioco che aveva fatto in campionato con lo stesso risultato: dribbling ubriacante, difensori che non ci capiscono un cazzo e rigore netto. Quindi cosa gli vogliamo dire, ragazzi? Vogliamo dire che forse da queste partite allunghiamo la rosa, perché giocatori come Bissek, giocatori come Aslani, giocatori come Frattesi, per quel che possa servire a Davidino di mettere tempo nelle gambe, e sono giocatori che non giocano in campionato, non hanno giocato le altre partite, quindi tutto fa bene. Ovviamente col 3-3 si parla di un'altra partita. Chiaramente tra il primo e il secondo tempo erano tutti lì con le ditina pronte a percularci e a dire: noi abbiamo perso col Dortmund, ma voi avete preso 3 pere dal Benfica. A parte che il Benfica è primo in campionato in Portogallo, quindi parliamo comunque sia sì, non è la Bundes, per carità, non è la Ligue 1, però è sempre uno dei primi campionati a livello europeo. Non è che eravamo a perdere 3-0 a casa del Beersheba, tanto per ricordare qualcosa che ci abbiamo sulla pelle. Quindi cosa dire, molta confusione nel primo tempo, erroracci, però anche cosa gli vuoi dire a un Bissek che ha giocato due partite dall'inizio del campionato, dalla partenza. Bissek chiaramente ha davanti dei fenomeni, perché Bissek è davanti come gerarchia a Pavard e Darmian, però col tempo, al di là dell'assist per Arnautovic, però ha dimostrato quel che avevamo visto negli vari highlights prima che fosse acquistato dall'Inter, quel che avevamo visto con la nazionale tedesca. Quindi il ragazzo è acerbo, va addossato, l'abbiamo visto con Aslani l'anno scorso. Ieri Aslani non ha giocato una buona partita, però anche lui ha messo insieme ai minuti che fa in nazionale, minuti nelle gambe, abitudini a prendersi responsabilità, perché è facile, anche se non sempre, entrare al 70° e dare tutto. Diverso è gestire anche le energie mentali e fisiche in 90 minuti. Quindi diciamo che con il buon risultato, che poi fa da contrappasso al risultato della Real Sociedad, che non è riuscita in casa a vincere contro il Salisburgo. Ricordiamo, noi con Salisburgo abbiamo fatto 6 punti, quindi ci giochiamo tutto, ovvero il primo posto del girone contro la Real Sociedad in casa. Ma soprattutto, ragazzi, ora testa a Napoli, perché andremo in un campaccio che è sempre stato ostico per noi, e ricordiamo che l'ultimo, uno dei baluardi che ha fatto cadere Mister Conte, che con noi ha sempre retto, e che quindi proveremo una squadra affamata, una squadra che vuole recuperare terreno, una squadra che sa benissimo che non è un'ultima spiaggia, ma è una grossa opportunità per accorciare ulteriormente dopo i 2 punti che ci hanno preso sabato. Abbiamo fatto riposare i titolari, siamo riusciti a non far entrare Çalhanoğlu, Mkhitaryan e
ordinari della difesa, anche perché gli uomini sono scontati, diciamo che arriviamo nella giusta forma, dobbiamo arrivarci con la testa giusta, anche perché Mazzarri chiaramente ha dato quella verve all'ambiente che forse nemmeno più seguiva, mi sta ringraziando. Quindi ora scarichiamo la partita e domani facciamo un video di preparazione a questa sfida che ha un profumo di tricolore, perché loro l'hanno sul petto e noi abbiamo la coccarda della Coppa Italia. Quindi profumo molto di tricolore, profumo molto di gara, non scudetto, ma pretendente allo scudetto. Siamo usciti dallo stadium senza esserci fatto troppo male, ma con una squadra che giocherà a calcio forse vedremo una bella partita finalmente in campionato. Però bisognerà stare molto attenti, perché i partenopei sono una squadra difficilissima da affrontare e figuriamoci da parte. Ragazzi, iscrizione al canale, mi raccomando, chi è iscritto faccia passaparola, perché stiamo cercando di crescere piano piano, non abbiamo fretta in ferma. Noi ci mettiamo il nostro come impegno per farvi un po' di compagnia e darvi la nostra idea, e voi un piccolo aiuto per farci crescere e anche un po' di interazione ci farebbe molto piacere. Forza Inter, ragazzi!